Per la prima volta dopo alcune settimane, Martina Colombari è ricomparsa sui social insieme al figlio Achille Costacurta. C'è un breve video che li ritrae in compagnia e che, forse, fa capire che è tornato il sereno. Martina Colombari è una delle donne italiane più belle in assoluto. Suo marito Alessandro Costacurta, per tutti Billy, è stato un difensore del Milan degli anni d'oro della presidenza Berlusconi. Nel 2001 è nato il loro primo e unico figlio, Achille. Molti lo hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione a Pechino Express nel 2023. Nell'estate del 2024, però, il giovane ha fatto parlare di sé per un motivo totalmente diverso. Lo scorso 10 luglio, infatti, ha pubblicato una serie di storie Instagram parecchio discutibili, con decine di banconote e quelle che sembrano sostanze stupefacenti, tra cui una polverina rosa in una bustina di plastica. Nelle stesse ore, lo stesso Achille aveva lasciato dei commenti coloriti alle foto della madre in costume, invitandola a coprirsi e non solo. Non è chiaro se fossero ironici o meno, quel che è certo è che sono stati rimossi qualche ora dopo. In America i controlli me la sua asterisco asterisco ano, aveva scritto in un'altra storia Instagram. Quei contenuti social destarono grosso scalpore, vista la notorietà di Achille e, soprattutto, dei suoi genitori. Non è un caso che, pochi giorni dopo, il profilo Instagram dell'ex concorrente di Pechino Express è stato disattivato e, oggi 10 agosto, risulta ancora invisibile. Se su Instagram Costacurta non posta, è su TikTok che è tornato attivo nelle ultime ore. Martina Colombari si fa rivedere con il figlio Achille Costacurta sui social. A inizio settimana, Achille aveva postato un carosello di foto sul social cinese. Citando una nota canzone trap, infatti, aveva scritto: "In centro a Milano a cena con il mio avvocato parliamo dei miei reati", aggiungendo altre foto sparse che lo ritraggono nella sua città natale. Non è chiaro se Instagram lo abbia bannato o se lui preferisca non tornare sul social di proprietà di Meta. Di certo, nell'ultima settimana l'ex concorrente di Pechino Express è tornato a far parlare di sé per ciò che posta sui suoi profili social. Nel primo pomeriggio di oggi, ha colpito di nuovo e lo ha fatto pubblicando, per la prima volta dopo le polemiche di fine luglio, un video insieme a sua madre, Martina Colombari. Partner in crime sembra un riferimento alle famose e discusse storie sopracitate, quando diceva che grazie a sua madre Martina Colombari era riuscito a eludere i controlli in aeroporto. Il post è risultato divisivo. Il commento con più mi piace recita: "Martina ride per non piangere", un altro: "Povera Martina". Altri, però, si dicono felici della ritrovata pace tra madre e figlio. Sono insieme e questo è quello che conta. Solo poche ore prima, sul suo profilo TikTok era comparso anche un video con suo padre, Alessandro. Un audio in sottofondo invitava chi lo odia ad andare a quel paese. Insomma, Achille è tornato con i suoi post controversi. Cambia la piattaforma, ma la sostanza rimane la stessa.